Io in 8 anni di Banca Mediolanum sono cresciuto veramente tanto come portafoglio, come clienti da seguire ed ero in difficoltà, nel senso che quando ti impegni a voler seguire qualcuno e vuoi farlo in un determinato modo, poi lo devi fare e quando però i clienti diventano troppo è difficile. A un certo punto la banca ha detto: chi vuole ha la possibilità di prendere dei giovani neolaureati a cui aggiungiamo un periodo di formazione proprio su Banca Mediolanum, sui prodotti e tutto quanto, e vi possono affiancare. E io quel giorno ho detto: questo è quello che volevo, smetto di lamentarmi che non riesco a fare tutto e anzi rilancio, cioè mi riorganizzo e amplio la mia squadra e cresciamo insieme. Quello che mi ha colpito subito di lui è stato la franchezza, la chiarezza, una persona che poteva darti il mondo, che però voleva da te qualcosa in cambio. Penso di contribuire con tutto me stesso, perché cerco sempre di essere disponibile, cerco sempre di apprendere, cerco sempre di organizzarmi al meglio delle mie possibilità e rimediare a dei piccoli errori che comunque comunemente capita di fare. Quindi ogni volta che c'è qualcosa da migliorare ne parliamo insieme e la miglioriamo insieme, ogni volta che c'è da confrontarsi su qualcosa lo facciamo insieme e è tutto quanto per crescere, ma non solo io, sento che stiamo crescendo entrambi. Beh, prima di tutto ci mettono l'entusiasmo, perché quando abbiamo qualcosa da fare non discutiamo mai sul... cioè abbiamo proprio voglia di farlo e di farlo al meglio. E questo è contagioso, nel senso che quando lavori con persone che hanno voglia, che sono propositive, che criticano, cioè io cerco di correggere loro, ma io sono ben aperto a ricevere loro correzioni o loro suggerimenti su quanto devo migliorare. E quindi diventa un ambito costruttivo in cui poter lavorare. Poi veramente come me ci mettiamo il tempo che serve, ci mettiamo, non c'è l'orario, non c'è il minuto, non c'è il sabato, non c'è quello che da fare, lo facciamo, ci piace molto quello che facciamo e quindi tante volte non è solo un lavoro, è una passione, quindi anche la fatica la sentiamo un po' meno e quindi riusciamo a portare avanti tante cose insieme. L'ho guardato tanto, soprattutto i primi mesi, perché per me era tutto nuovo, era tutta una cosa da imparare, era tutta una scoperta e ci andavo con l'entusiasmo di uno che voleva scoprire le cose. E quindi tante volte capitava che mi attappava un po' l'entusiasmo perché era giusto così, però la cosa che ho apprezzato tantissimo di lui è che mi ha lasciato sbagliare. Abbiamo fatto un patto all'inizio, nel senso che abbiamo deciso che dovevamo essere sinceri tra di noi e dovevamo crescere insieme. Io allora l'ho sempre detto, io non cercavo in questo progetto un assistente, una persona che mi facesse le fotocopie o altro, io cercavo una persona con cui lavorare e a cui insegnare o quello che avevo imparato o crescere insieme, quindi tante volte la soluzione sarebbe facile suggerirla, però tante volte è più bello arrivare insieme a una soluzione o arrivare e poi correggere insieme la soluzione, perché comunque è un'attività che a 29 anni io gli auguro 40 anni di carriera, quindi sicuramente la prospettiva è quella dal mio punto di vista. Io sono contentissimo di far parte di una squadra così, perché vedo la carica che ci mette ancora oggi nel suo lavoro e lui, tra virgolette, potrebbe essere uno degli arrivati, invece non si ferma mai. Cioè, lavora come me, che però sono appena entrato, questo è brutto. Il sogno di Ennio di fare l'imprenditore è quello che guida anche me, cioè io mi sento imprenditore di me stesso. Da quando sono entrato mi hanno detto: sei all'interno di una struttura dove puoi veramente costruirti il futuro. Ennio nei primi anni in cui ero qui l'ha ripetuto tante volte, quando diceva: un giorno avrete 100 milioni e tutti... Io in 8 anni li ho fatti, oggi se devo rilanciare il mio sogno ho la voglia di rilanciarlo e di farlo, quindi sicuramente anche nei loro confronti cercare di far capire che certe cose si possono fare, cioè io non penso di essere la persona più brava del mondo, sicuramente tanto impegno, tanta costanza, il mantenere le parole date, tanto entusiasmo, però poi alla fine chi come noi ama questo lavoro, se vuole può davvero raggiungere risultati importanti, io ne sono convinto di questo.